L'inizio illude, poi il vantaggio del Limolese e i biancorossi si sfaldano. La parola chiave è equilibrio. Al Teramo manca, al di là degli attori, problema di distanze e compattezza. Finisce 2-0 per gli emiliani, i due tecnici Maurizi e Dionisi. Buon avvio propositivo, direi, da parte del Teramo, anche dirompente, no? Con un atteggiamento giusto e aggressivo. Poi però, dopo i primi 20 minuti, che cosa è successo? Beh, è sempre difficile spiegare quello che ho detto anche ad altri, nel senso che noi abbiamo preparato la partita per giocare in quel modo. Poi dopo questi 20-25 minuti, dopo il primo con loro, abbiamo abbassato la testa e quindi dobbiamo essere un po' più cattivi, dobbiamo essere più aggressivi, dobbiamo avere una mentalità da difensori, ma non solo difensori, proprio tutti i 10 giocatori che difendono. E poi il secondo gol è stato veramente una cosa, cioè, di facile lettura, voglio dire, non mi va neanche di commentare perché è evidente. Il risultato attraverso il gioco? Sì. Poi delle volte non è venuto, però è quello che vogliamo, essere noi stessi, giocare e nel lungo secondo noi otteniamo, lo stiamo ottenendo ovviamente. Anche oggi siamo venuti qua, abbiamo sofferto un pochino all'inizio e poi la partita l'abbiamo comunque affrontata in modo propositivo, abbiamo gestito la partita. Dunque secondo KO in 3 giorni e giganteschi passi indietro, malgrado un incipit molto promettente. Imolese irritita, quasi sorpresa dall'atteggiamento aggressivo dei biancorossi. 4 corner in appena 120 secondi, il quasi autogol di Carini su invito basso e velenoso di Proietti, un destro al volo dell'ex Pescara sventato in angolo da Rossi e il colpo di testa di Fiordaliso ispirato dal goniometro del regista teramano, ancora il migliore. Poi l'Imolese cresce, comincia a giocare come sa e sono guai. Mosti si accende tra le linee, a centrocampo Giorgi è la prima da titolare, non può essere al massimo e quando non hai grande interdizione nel DNA bisognerebbe ovviare con la compattezza tra i reparti che invece latita. Insomma, fase di non possesso assai rivedibile, ma al netto degli errori, l'azione del primo gol ospite è d'applausi. Un tocco e via con perfetta scelta di tempo e soprattutto qualità. Lanini dentro per Mosti che duetta con Valentini e di giustezza infila Lewandowski. Passano 7 minuti, 38esimo. Sugli sviluppi di questo calcio di punizione, male Ventola e Caidi. Tocco di De Marchi e girata facile dell'ex Valentini. 0-2. C'è ancora tempo per rimediare, anche perché lì dietro gli emiliani non sono granché. 39esimo, Giorgi rifinisce per K che faccia a faccia con Rossi si divora il 2-1 timbrando la traversa. Occasionissima sciupata subito dopo, ospiti ad un passo dal tris. Larga, lunga, soprattutto sbilanciata la squadra di Maurizi. Nelle praterie affonda De Marchi, ma super Lewandowski dà ancora un senso alla partita. Ripresa, subito 2 cambi. Spighi per Ventola mentre K è rimpiazzato da Barbuti che al 6° di testa colpisce la traversa. Anche sfortunato l'11 biancorosso. Al 20esimo la fotocopia dell'azione di fine primo tempo. Carraro, altro ex, ruba palla al limite della sua area e lancia in verticale. Giorgi alza bandiera bianca, 2 contro 1, De Marchi ignora Lanini, fa tutto da solo, arma il destro, respinto da Celli che precede Lewandowski. Nei minuti conclusivi ci prova prima Spighi, tiro deviato, poi Barbuti che di testa su sponda di Caidi non inquadra lo specchio. In sintesi è un Teramo senza equilibrio. Arrabbiato sì, sicuramente, preoccupato? No, preoccupato assolutamente no, perché se uno è preoccupato non può fare questo mestiere. Quindi sono arrabbiato e sta a me trovare le motivazioni, gli argomenti giusti per preparare una battaglia sabato a Gubbio. A questo punto non siete soltanto una splendida rivelazione. Bah, non lo so. Siamo in faccia alla realtà. Bah, io sinceramente non so i risultati degli altri. Ad oggi io guardo sempre quelle dietro e per me oggi era uno scontro diretto, che era importante non perdere. Siamo riusciti a vincere a Teramo, cosa difficile. Quindi non gettiamo la maschera, insomma. No, ma non è gettare la maschera, non è che possiamo dimenticare qual era il nostro obiettivo iniziale. Se poi lo raggiungeremo prima, speriamo, penseremo anche ad altro. Così in panchina? Sì, non è scaramanzia, no, però no. Complimenti. Grazie, arrivederci.